ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Mi trovo nella modalità creativa, ciao Jonesy, eccolo qui perché devo anticiparvi delle piccole cose. Non posso dirvi tutto quello che tratterò nel video mattutino di domani perché ancora deve essere comunicato direttamente, quindi rilasciato da Epic Games, ma una cosa raga, una sola cosa devo dirvela. Tenetevi pronti. Per questo vi aspetto oggi pomeriggio in live alle ore 16. Annuncio super ufficiale. Vi aspetto ragazzi, non potete mancare. Scoprirete assieme a me di che cosa tratta questa bella iniziativa e soprattutto ragazzi, voi ne farete parte. Sarete proprio voi a partecipare a questa bella cosetta assieme a me. A me, non vedo l'ora. Ci saranno dei premi per tutti quanti voi. Tutti, nessuno escluso, lo giuro. E poi, per i più bravi, qui siamo proprio ad un numero super chiuso. Vi spiegherò, ragazzi, nel dettaglio tutto quello che accadrà domani. Anzi, cominciamo da oggi pomeriggio. Potrete stare assieme a me in squad. Esatto. Vabbè, comunque, lasciamo stare, ragazzi, ne riparliamo più tardi e molto meglio domattina con il video mattutino, non perdetevelo. Volevo farvi questo piccolo annuncio anche se non si potrebbe neppure ritenere tale, ma ragazzi volevo lanciarvi assolutamente questa notizia, che come già detto la seguiremo meglio tra oggi e domani, ma non è questo l'argomento principale del video di oggi, in quanto nel momento in cui si joina una modalità, perché ragazzi a quanto pare è bagatella la cosa, e si ritorna nel menu principale, potrebbe apparire questa schermata. Due oggetti fuori dal magazzino. Avvicinati con il fucile pesante tattico e spazzale via con il fucile da fanteria. Leggendario ed epico, dovrebbe. Entrambi fuori dal magazzino adesso. E quindi sì, un update segreto. Perché dico questo? Perché a quanto pare ci sono anche altre cose nascoste. Se non fosse per il tweet di Fortnite Status direttamente su Twitter, ragazzi miei, non sapremmo davvero nulla. A quanto pare abbiamo ricevuto una nuova correzione del bilanciamento e quest'ultima è già presente in tutte le modalità Battle Royale, Arena e Tornei inclusi. Come abbiamo letto precedentemente, il ritorno è di due nuove armi, il fanteria e poi il fucile pesante tattico. Così dicono, ma io stento a crederci, almeno fino a quando non avrò giocato un bel po' di partite in pubblica, perché anche il loot per il crafting di ogni singolo oggetto dovrebbe essere aumentato. Quindi le ossa che potete trovare in giro per la mappa, uccidendo animali o distruggendo degli oggetti, più tutte le varie parti meccaniche. Per queste addirittura abbiamo un aumento del 50%, quindi il drop rate è aumentato. Quando picconiamo le auto e tutte le parti meccaniche, ragazzi, queste dovrebbero cadere proprio a valanga. Il bottino è migliorato nelle zone di pesca, nelle aree di servizio e anche nelle chest blindate, favorendo le armi convenzionali. Significa le armi classiche, quelle un po' più meccaniche. Che dire, non suona affatto male. Vi farò sapere la mia in live sicuramente e nei video mattutini seguenti. Una cosa negativa su questi mini update, anzi sugli update generali, la devo dire, perché ogni volta che leggo queste nuove cose, ragazzi, sembra proprio impossibile trovare l'arma in questione. Bello il tattico. Aspetta, io adesso mi trovo su rissa squadre. Non stavo parlando di questo fucile a pompa, no. Parti meccaniche a caso. Mi piace, via. Eccolo qui. Eccolo qui. Dannazione, eccovelo qui, ragazzi. Ripeto, sono su rissa squadre, ma questo sound mi fa impazzire e vedo già quel mega super gold per ogni headshot. 44 come body shot. No, aspetta, devo fare un headshot velocemente. Eccolo qui. No, no. In testa, 88. 88, ragazzi. Fantastico. Ragazzi, è troppo bello vedere questo 88 in testa. Cioè, è fantastico.
davvero bellissimo. A few moments later. Nel mentre io sono qui ad aspettare lo shop giornaliero ed il suo refresh. Ringrazio tutti quanti voi che mi sostenete ogni giorno con il codice creatore Martex in maniera super diretta. Per 20 secondi abbiamo ancora, vabbè, credo che questo bundle, questo armadietto rimarrà anche domani, ma 200 V-Bucks, sinceramente la pigiamina non me la faccio assolutamente scappare. Quindi 200 V-Bucks la acquistiamo subito. Ragazzi, è OP, è davvero OP. Vediamo, Star Wars Day, che cosa uscirà? 3, 2, 1, skin di Star Wars, dai. Dai, 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 che cosa abbiamo? Golden Week ancora? Nianzu, lo vediamo velocemente. Ribelle, non so da quanto. Lo shop si va ad aggiornare tra 13 ore, raga. Ok, allora nessuna skin di Star Wars. Sicuramente Amici per Sempre, novità. Ok. Alle 15, ragazzi, vi aspetto in live. Alle 16 poi ci sarà l'annuncio ufficiale. Mamma mia, non vedo l'ora. Pollice in su e pollice verso. Elmira, come stai? Allora, io non credo di trovare delle skin che riguardino Star Wars su. Vediamo. Nightbin, Bengala, Cristallo, Bronto. Ok, Jones, vestibilità massima. Pomina e Frittella. Quando droppano, ragazzi, i cavalieri? Quando? Nient'altro, ragazzi miei. Ci vediamo tra pochissimo in live. Mi raccomando, non mancate perché lo shop sarà sicuramente quello, come ho già detto. Buon Star Wars Day a tutti quanti. Che cos'altro, raga? Che cos'altro dirvi? Se ancora non siete iscritti, iscriveggiatevi al canalozzo. Un salutone da Martex e come al solito un bel ciao.